Mi sta facendo il ritocco. Senti, ma lei ha fatto i casting? No. Ti stai facendo solo tu? Sì. Allora, secondo me non era un ritocchino, ma ti stai dicendo, minchia, se ti prendono io ti mando a fanculo. Certo. È giusto? Però meglio casa grande fratello, meglio avere la notorietà del GF che non, magari le ragazze vengono, vanno e vengono. Certo. Speriamo che non vedrà questa intervista. La tua fidanzata no, ti lascia. Vabbè, stiamo scherziamo, diglio, l'amore ti amo così. Amore, ti salutala, amo. Salutala. Ti saluto. Come si chiama? Tiffany. Ma tanto non lo prendono Tiffany, quindi non lo prendono Tiffany, non ti preoccupare. Gianpaolo in arte giante. E allora senti, facci vedere questo, che cos'è? Cambiare. Io siccome amo molto Madonna. Ma come mai? Ufaddaro si chiama, no? Che vuol dire Ufaddaro? Come si chiama? Mandale. Beh, bravo. Un mandale in dialetto catanese. Ok. Amo molto Madonna e l'ho voluta portare qui, nel senso che perfetto. Che se mi dovessero prendere nella casa del grande fratello, li faccio assaggiare tesoro le mie scacciate alla siciliana, tipicamente catanese, bastarda affogata, caponatina. Bravissimo. Invece voi, ciao, tu da dove arrivi? La Santa Margherita di Belice, provincia di Agrigento. Di Agrigento, ragazzi, com'è andata? Dimci. Bene, molto sincero, dettagliato e puntiglioso sono stato. Che ti hanno detto? Niente, mi hanno detto beh, nome e cognome, la mia professione, che sono un giovane contadino, e che sono uno stilista emergente che nonostante lavoro la terra creo anche moda. E secondo te com'è andata? Secondo me bene, però... Avremo il piacere di vederti all'interno della casa? Spero di sì. Avete visto questo, un dettaglio? Questo è praticamente un pavillon che ha fatto lui stesso in marmo. Bellissimo, infatti è firmato Zacco Design. Confermo che è in marmo. Da Caltagirone, Sebi. Santinone. Guarda, trema. Metti la mano così. Inquadriamo la mano. Non trema? Trema la mano? Non c'è motivo che trema. No, non sei emozionata? Sì, però non c'è motivo che tremo. Senti, ho saputo. Allora, noi della VP Casting sappiamo delle notizie in anteprima. So che questa notte ti hanno fatto uno scherzo. Sì, bellissimo direi. Tu da dove arrivi? Io da Bagheria, provincia di Palermo. Quindi hai dormito questa notte qui? Sì, però, ripeto, con questo scherzo che mi hanno fatto, diciamo un po', sono stata così e così. Allora, possiamo dirlo qual era lo scherzo che le hanno fatto questa notte? Non so chi è stato. Lo scherzo è che praticamente hanno comunicato che ora era, verso l'una? Sì, super giù, sì, l'una alle due. Super. Mentre lei stava in albergo e stava dormendo, hanno comunicato che alle due di notte davanti al centro commerciale c'erano già almeno 300 persone. E giustamente io avevo il panico perché ho detto, come, già ci sono 300 persone? Sì, io sono arrivata la sera prima e non farò i casting e le selezioni del Grande Fratello. Esatto, però fortunatamente era uno scherzo. Ok, in bocca al lupo. Grazie. Crepi il lupo. Francesco, okay. Come siamo? Andiamo. Stanchissimi. Siamo stanchissimi, però soddisfatti. Soddisfatti e ce la faremo, come sempre. Assolutamente, abbiamo fatto un lavoro di squadra veramente eccezionale, Franci. Siamo una squadra fortissima. Siamo qui anche...